Ritrovati con un nuovo appuntamento con l'informazione di TV Oggi. La Campania resta regione zona rossa. Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ancora una volta attacca il governo. L'unico rosso da noi, ha detto, è quello dell'Aianico. De Luca denuncia la mancanza di controlli e chiede che tutte le regioni forniscano dati certi e reali. Sentiamo. Controlli pari a zero, nessuna attività commerciale chiusa se non quelle di abbigliamento per adulti. La zona rossa è più virtuale che reale, come si è potuto constatare nei giorni scorsi in occasione della scomparsa di Diego Maradona. Il governatore De Luca non ha fatto riferimento a quanto accaduto a Napoli in questi giorni, ma del resto, anche prima della morte del campione tanto amato dai napoletani, la tenuta della zona rossa era apparsa molto labile. De Luca aveva fatto il punto della situazione attaccando ancora il governo e il ministro per l'istruzione prima che l'esecutivo confermasse la campagna in zona rossa. In serata, appresa la decisione assunta a Roma, il presidente della Campania ha fatto ricorso all'ironia e al sarcasmo per commentarla. Apprendo con viva emozione, così De Luca, la decisione del governo sulle zone Covid. Noi siamo, come è noto da sempre, per la linea del rigore e della prudenza, dunque esprimo la mia piena condivisione, purtroppo solo virtuale, visto che l'unica zona rossa realmente esistente da noi è la zona dell'Aianico. Tutto il resto è propaganda. I controlli sono pari a zero, sono in libera uscita tutti, tranne i venditori di pantofole e di panno beige. Apprezzo tuttavia la coerenza del governo, solo 3 giorni per entrare in zona rossa, ancora 3 giorni per uscirne, senza spiegare mai nulla. Rinnoviamo intanto la richiesta al governo di fare un'operazione trasparenza, rendendo pubblici per tutte le regioni i dati veri sulle terapie intensive realmente esistenti, i dati chiari e non confusi sulla tipologia dei tamponi effettuati. Con immutata stima e commossa partecipazione, così chiude De Luca. Ed intanto 4 persone sono indagate dalla Procura di Salerno per devastazione, saccheggio e resistenza a pubblico ufficiale in relazione agli incidenti, ricorderete, avvenuti a Salerno la sera del 25 ottobre, quando gruppi di manifestanti esplosero bombe carta sotto l'abitazione del presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca, approfittando della protesta dei commercianti che non accettavano le misure governative di chiusura delle proprie attività. La Digos ha effettuato perquisizioni nelle case dei 4 oggi indagati, sequestrando gli abiti usati quella sera ed una mazza anche chiodata. I 4 sono salernitani, tutti di età tra i 30 e i 50 anni, alcuni con precedenti per reati compiuti negli stadi. Sicuramente ci saranno ulteriori risvolti anche relativamente ad altri fatti che sono avvenuti successivamente. Ed intanto non tarda ad arrivare invece il botta e risposta che si è attivato tra l'avvocato Michele Sarno, candidato sindaco della città di Salerno, il direttore generale dell'azienda ospedaliera universitaria Ruggi d'Aragona di Salerno. Il penalista salernitano stamattina ha replicato chiedendo questa volta le dimissioni del dottore D'Amato per il doppio incarico ricoperto da manager del Ruggi e da facenti funzioni alla direzione dell'ASL di Salerno. Sentiamo. Rispedisce al mittente la provocazione fatta in una nota dal direttore generale dell'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno e ne chiede le dimissioni. L'avvocato Michele Sarno, candidato sindaco della città di Salerno nei giorni scorsi, facendo un plauso a medici, infermieri, operatori sanitari, era entrato nel merito della situazione sanitaria legata al Covid in Campania e nella città di Salerno. Alle sue dichiarazioni aveva subito fatto seguito una replica del direttore generale del Ruggi di Salerno, Vincenzo D'Amato, che invitava l'avvocato Sarno a non usare la politica politicante per offendere centinaia di medici, infermieri e operatori della sanità e allo stesso tempo definendo falso quanto veniva affermato sul presidio del Daprocida e del Covid Center. E così non tarda ad arrivare il botta e risposta dell'avvocato salernitano, che interviene oggi invece sul doppio incarico ricoperto attualmente dal dottore D'Amato, con due posizioni incompatibili, DG del Ruggi e facente funzioni come DG all'ASL di Salerno, e ne chiede le dimissioni. Tempo, forse dall'inizio di questa epidemia, non mi pare che questo direttore generale abbia brillato per informare tutti quanti i cittadini. Noi chiedevamo delle risposte e non certo delle risposte di natura polemica, delle risposte gratuite e delle risposte che tradiscono neanche un'originalità. Perché quando il direttore generale parla nei miei confronti di politico o politicante,
a parte che non conosce la mia storia, ma mi sembra quasi che sia un soggetto che fa una dichiarazione per conto terzi, perché questo è un frasario che appartiene al governatore della regione Campania, quindi sembra quasi una dichiarazione richiesta e non sentita. Ma al netto di tutto, rimettiamo al mittente, dicendo semplicemente non ci provi, non ci provare, perché la mia storia personale non è di politico politicante, la politica politicante è di chi riceve incarichi grazie alla politica, e io di incarichi non ne ho mai ricevuti grazie alla politica. Ma al netto di questo, la cosa che mi sarei aspettata, perché è una cosa di stringente attualità, le risposte per esempio rispetto a un rappresentante sindacale che non è che ha rapporti di contiguità ideologica, politica, amministrativa con chi sta parlando, che è Pietro Antonacchio, il responsabile provinciale della CISL, che ha fatto una serie di istanze rispetto alle quali, per quello che mi è stato riferito, non ha ricevuto risposte e che ha denunciato varie situazioni di difficoltà. Non da ultimo stamattina un giornale locale riporta le dichiarazioni di Antonacchio, il quale dice il reparto di ginecologia e ostetricia del Ruggie in ginocchio, troppi casi. Direttore generale, ci risponda su questo. E un'altra cosa, visto che vogliamo parlare di nobiltà dei comportamenti, attualmente io so, e lo rappresento a voi giornalisti affinché possiate approfondire questo tema, che il direttore generale della ASL Salerno, Mario Iervolino, è in convalescenza a seguito di un intervento cardiochirurgico. Innanzitutto gli auguri al dottore Iervolino. Ora, in questi casi, secondo la legge, il decreto legislativo 502 del 92 prevede che, nel caso in cui ci sia una situazione del genere, lui debba essere sostituito dal direttore amministrativo o dal direttore sanitario, attraverso una delega che colui il quale è in convalescenza dà. Qualora non ci sia questa delega, la norma prevede che il più anziano divenga il facente funzioni. Nel nostro caso, sapete chi è stato nominato? Non so sulla base di quale argomento giuridico, è stato nominato il direttore generale che mi attaccava. Non solo, determinando un'incompatibilità. Un'incompatibilità e un conflitto di interessi, atteso che le due aziende, cioè l'ASL e l'azienda ospedaliera, proprio perché aziende, hanno un regime privatistico e comprano prestazioni fra di loro. Allora, senza polemica, con grande senso delle istituzioni, oggi io potrei dire che quello che avevo detto è confermato dalla situazione che la Campania è ancora zona rossa, e mi auguro che il 3 dicembre ci sia un miracolo per tutti gli operatori commerciali che stanno soffrendo in questo momento, e che se realmente le cose non cambiano potrebbero vedere dissipati e distrutti i sacrifici di una vita. Io dico torniamo seri, e al direttore generale dico, sulla base di tutte quante queste cose, le mancate risposte, le incompatibilità conclamate, che forse è arrivato il momento che troppi impegni non gli hanno consentito di essere estremamente lucido e orientato, e quindi forse è arrivato il tempo che si dimetta. E io lo chiedo come cittadino. E poi gli dico un'altra cosa, visto che fa riferimento alla mia ipotetica candidatura a sindaco, quasi come se io dovessi chiedere il permesso a qualcuno. Io sono un salernitano e come ogni cittadino mi candido, non certo perché me lo consente lei o qualcuno con cui lei ha rapporti. Io farò una campagna elettorale come civico per Salerno e per i salernitani. Lotteremo per dare un Natale dignitoso ai lavoratori in mobilità del consorzio di bacino Salerno 2. Agli operai erano stati assicurati due stipendi arretrati lo scorso agosto dal nuovo commissario straordinario. Per ora ne è stato liquidato solo uno nei mesi passati e sembra che il prossimo non arriverà a breve. A questo va sommato che a breve gli ammortizzatori sociali finiranno. Così Angelo Rispoli, segretario generale della FIA del Salerno, commenta l'avvertenza dei lavoratori del consorzio di bacino Salerno 2. In tempo di Covid giungono anche notizie positive dalla parte sud della provincia di Salerno, in modo particolare da Sant'Arsenio. Ieri a Napoli è nata una bambina da una madre risultata positiva al Covid.
Liete notizie in tempo di Covid da Sant'Arsenio. Ieri a Napoli è nata una bambina da madre risultata positiva al Covid. La giovane mamma, originaria di Teggiano, aveva scoperto nelle scorse settimane di aver contratto il virus dopo due tamponi con esito positivo. Dal 13 novembre scorso è stato necessario provvedere al ricovero ed è stata allora trasferita presso l'ospedale Federico II di Napoli, l'unico attrezzato per poter garantire adeguata assistenza alle partorienti in caso di positività al Covid e con percorsi di sicurezza ben definiti. L'unica struttura autorizzata dalla Regione Campania per la gestione di casi simili. Ieri la bella notizia della nascita della piccola Yolanda, che ha rallegrato la vita di mamma Mariangela e papà Angelo. Sia la mamma che la neonata godono di buona salute e ora tutta la famiglia attende con ansia il ritorno della neomamma e della piccola principessa. Mentre il Vallo di Diano tutto gioisce per la felice notizia che trasmette tanta speranza, va detto che per la giovane mamma non è stato possibile ricorrere alle cure presso l'ospedale Luigi Curto di Polla, non autorizzato e di conseguenza non preparato per consentire il parto in sicurezza in caso di positività al coronavirus. In ogni caso, seppur lontana dalla sua terra e dalla sua famiglia, Mariangela è riuscita, in serenità e adeguatamente assistita, a dare alla luce una splendida bambina, Yolanda, che gode di ottima salute. E ci occupiamo ora di politica, entriamo nel merito delle prossime elezioni amministrative, perché il Movimento 5 Stelle non correrà da solo. Già in campo ci sono 4 liste, sono state annunciate questa mattina dai parlamentari salernitani, che hanno ribadito l'intenzione di favorire un patto civico allargato da poter condividere anche con altre liste. Sentiamo. Il Movimento 5 Stelle ribadisce che c'è l'intenzione di favorire un patto civico allargato da poter condividere con le altre liste per le prossime amministrative in città Salerno. È stato sottolineato questa mattina nel corso di una videoconferenza dai parlamentari del Movimento 5 Stelle di Salerno, dall'onorevole Angelo Tofalo, sottosegretario di Stato alla Difesa, dal senatore Andrea Cioffi, membro dell'ottava Commissione parlamentare dei Lavori Pubblici, e dall'onorevole Nicola Provenza, componente della 12ª Commissione parlamentare Affari Sociali. Un appuntamento per la presentazione di nomi e relativi simboli delle liste che il Movimento 5 Stelle presenterà in vista delle prossime elezioni amministrative di primavera a Salerno. Per le prossime elezioni il Movimento 5 Stelle non correrà da solo. Già in campo 4 liste accanto ai grillini: Liberiamo Salerno, Salerno Bene Comune, Salerno 4.0. Nella conferenza stampa di oggi abbiamo voluto ribadire che da parte del Movimento 5 Stelle c'è l'intenzione di favorire le condizioni per un patto civico allargato, quindi inclusione, non esclusione. Tutto da costruire, da condividere intorno a valori irrinunciabili: coerenza, capacità, competenza, coraggio e coesione. E proprio intorno a questi principi che daremo il nostro contributo. La più grande novità per le prossime amministrative di Salerno 2021 sarà che il Movimento 5 Stelle non correrà da solo, ma avrà la possibilità ed ha la possibilità di correre con altre liste civiche, ed è per questo che oggi abbiamo presentato le prime 4 liste civiche: Liberiamo Salerno, Salerno Bene Comune, Movimento 5 Stelle, Salerno 4.0, ognuna caratterizzata da un percorso specifico, un percorso particolare. E ovviamente invitiamo anche tutta la cittadinanza, tutti i giovani, tutte le persone che vogliono partecipare con noi ad aggregarsi per un progetto che sia innovativo e che passi dalle parole ai fatti per un futuro migliore della nostra città, che possa tirarla fuori da una narrativa ormai vecchia, stanca, di 20 anni e obsoleta. Sono passati quasi 10 anni da quel 2011 quando il Movimento 5 Stelle si presentò alle elezioni comunali a Salerno. Nel frattempo siamo andati al governo, c'è stata la crisi Covid. È il momento di rimettere al centro l'interesse plurale, l'interesse diffuso dei cittadini. Il Movimento 5 Stelle si apre, è plurale, è pronto a confrontarsi con tutti quanti, con tutte le forze che vorranno partecipare a un progetto che escluda l'uomo solo al comando. Oggi è il momento del noi, non il momento dell'io.
Acquarossa Santa Teresa, c'è l'esito dell'ispezione richiesta dal consigliere comunale d'opposizione di Salerno di Tutti, Giampaolo Lambiase, alla Salerno Sistemi. Sentiamo. Pare che il fenomeno dell'acqua rossa sulla spiaggia di Santa Teresa derivi da una falda attiva all'interno del canale intubato e non proviene quindi da acqua di fogna. È quanto ha riferito la società Salerno Sistemi dopo un'altra richiesta di sopralluogo fatta dal consigliere comunale Giampaolo Lambiase di Salerno di Tutti, che ha ricevuto la relazione scritta dell'ispezione avvenuta alla presenza della Polizia Municipale e dell'ARPAC. La relazione a firma del direttore generale di Salerno Energia Holding Matteo Picardi e del l'ingegnere Mariano Nappa, responsabile del segmento fognatura e depurazione, spiega che l'ispezione del tratto finale del torrente tombato Santa Teresa, non essendo in gestione della Salerno Sistemi, conferma comunque che le acque rosse non provengono dalla fognatura, ma da infiltrazioni del terreno che si mettono nel tratto finale del torrente Santa Teresa. Il fenomeno è visibile dal tombino in corrispondenza dell'aiuola verde adiacente al marciapiede di Lungomare Trieste. D'ora in poi, in ogni caso, verrà controllato periodicamente l'eventuale riformarsi di tale materiale rossastro per cercare di individuare i punti di provenienza del materiale. Installata inoltre, in corrispondenza del chiosco prospiciente la spiaggia adiacente al torrente, un'idonea stazione di sollevamento costituita da una pompa attiva e da una riserva che capti le eventuali fuoriuscite di acque rossastre e le convogli in fognatura. Fino ad oggi è stato scarso l'impegno e l'attività dell'amministrazione comunale di Salerno, scrive lo consigliere d'opposizione Giampaolo Lambiase, che ribadisce che è dovere dell'amministrazione invece mettere rapidamente in essere tutte le attività utili ad eliminare il problema, individuarne le cause e garantire la piena e sicura fruibilità della spiaggia di Santa Teresa. Ho sollecitato un sopralluogo dei tecnici di Salerno Sistemi per l'ennesimo sversamento di acqua rossa sulla spiaggia di Santa Teresa. Ho ricevuto l'altro ieri la relazione dell'esito dell'ispezione che hanno fatto ed i problemi sono vari. Prima di tutto credo che mi hanno assicurato lo sversamento non deriva da acqua di fognatura ma da una falda attiva all'interno del canale intubato. E poi bisognerebbe fare urgentemente alcune azioni, indagare in modo approfondito le cause di questo fenomeno e mettere in funzione rapidamente una pompa di sollevamento nei pressi del chiosco della spiaggia di Santa Teresa per fare in modo che l'acqua rossa venga convogliata all'interno della rete fognaria comunale. Purtroppo, a mio parere, né l'amministrazione comunale né il sindaco hanno dimostrato attenzione ed interesse per questo problema che riguarda la salute dei cittadini e tra l'altro riguarda l'accesso sicuro, la fruibilità sicura della spiaggia libera più frequentata dai cittadini salernitani. Alberi abbattuti in località Torre di Mare, nella pineta di Capaccio, sono intervenuti i carabinieri del gruppo forestale che hanno eseguito il sequestro di un'area. Taglio selvaggio di alberi nella pineta di Capaccio Pestum. I carabinieri forestali della stazione di Foce Sele, diretti dal maresciallo Ivano Caputo, nel tardo pomeriggio di ieri hanno sequestrato un'area pinetata di circa 2000 metri quadri, sita in via Urano, di fronte un noto villaggio turistico in località Torre di Mare. Allertati dalle segnalazioni di alcuni cittadini, i militari dell'arma dediti alla tutela del patrimonio ambientale sono giunti tempestivamente sul posto, riscontrando che le operazioni di disboscamento erano state effettivamente eseguite fino a quel momento in difformità dell'apposita ordinanza sindacale che prevedeva la semplice rimozione di alberi pericolanti, manutenzione e messa in sicurezza di aree pubbliche nelle località costiere, anche al fine della prevenzione degli incendi boschivi e della tutela della pubblica incolumità in caso di avverse condizioni meteo. Le indagini dei militari dell'arma forestali dovranno ora accertare eventuali responsabilità penali, in particolare in capo alla ditta che stava realizzando i lavori per conto dell'ente civico. Relativamente al reato di taglio abusivo di alberi in area demaniale e deturpamento del patrimonio boschivo.
E sono alberi diversi quelli che si stanno già allestendo in questi giorni nelle case, un Natale che accende le luci, la speranza spalancando le porte alla magia. Speciale lo scintillio che già si è acceso in un parco di Bivio Pratole a Bellizzi, di cui vi mostriamo queste immagini. Quando si apre il cancello nel Parco Gemelli a Bivio Pratole nel comune di Bellizzi si spalanca la porta alla magia del Natale. Perché se è vero che il Natale è anche la festa dell'amore, della famiglia, qui la celebrazione avviene da 8 anni attraverso la passione di Gerardo Cavallaro. Quando ha iniziato Gerardo aveva solo 11 anni e pochi metri di luci tra le mani, ma anno dopo anno, sostenuto e supportato anche da nonno Carmine, Gerardo ha fatto crescere il suo giardino incantato. Oggi sono più di 7.000 lampadine, più di 700 metri di lunghezza, giorni e giorni di lavoro per montarle. Il risultato resterà visibile ai cittadini di Bellizzi che hanno richiamato le mini luci d'artista della Piana del Sile fino al 10 gennaio. Sono quasi 8 anni, da quando avevo 11 anni abbiamo iniziato con una stella cometa che c'era all'ingresso, vecchia, arrugginita, e io e mia zia Anna, che l'abbiamo sostituita, bella, l'abbiamo ripristinata, e poi è partito piano piano a mettere tutte queste luci, arrivare ad avere una fila di luci, ad arrivare quasi 600-700 metri di fili di lampadine. Come nasce, Gerardo, questa passione? Non so nemmeno io, però mi ispira, non so, non ti so dire. L'atmosfera natalizia. Sì, 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 sì. Un lavoro che tu fai insieme a nonno Carmine. Nonno Carmine, che cosa prova a realizzare questo piccolo sogno insieme al nipote? Buonasera. Che sogno, alla mia età è una meraviglia, che volete dire. In questi tempi ci vuole anche un po' di atmosfera natalizia. Esatto, vuol dire allegria, dite questo virus che stiamo attraversando, vuol dire allegria sempre buona. Soprattutto in questo periodo è una luce di speranza, è una luce in questo buio che stiamo attraversando tutti quanti, e quindi è molto apprezzato da tutti, non solo del condominio ma da tutti quanti nella zona. Ed anche la città di Salerno, ma anche altri comuni della provincia di Salerno, si illumineranno per il Natale grazie all'iniziativa lanciata da Pippo Pelo, ideatore di Illuminiamo Salerno. E noi anche quest'oggi illuminiamo il nostro TG con alcuni video che voi telespettatori ci avete inviato per anticipare come sarà il Natale sui vostri balconi. Guardate queste immagini. Have a holly jolly Christmas, it's the best time of the year. Now I don't know if there'll be snow, but have a cup of cheer. Have a holly jolly cheer, Santa, tell me if he really cares. E
E ci occupiamo ora di solidarietà perché il Consorzio dei Servizi Sociali A5 di Atripalda prova ancora una volta a mettersi al servizio del proprio territorio, delle famiglie più deboli e dei cittadini più fragili che vivono nei 28 comuni dell'ambito, con l'obiettivo di affrontare insieme la nuova ondata di contagi da Covid. Sentiamo. Il Consorzio dei Servizi Sociali A5 di Atripalda prova ancora una volta a mettersi al servizio del proprio territorio, delle famiglie più deboli e dei cittadini più fragili che vivono nei 28 comuni dell'ambito, con l'obiettivo di affrontare insieme la nuova ondata di contagi da Covid-19. Già durante il primo lockdown il Consorzio ha messo in campo una serie di iniziative per sostenere i comuni nella gestione sociale dell'emergenza sanitaria. Ora, in vista dei mesi invernali e comunque in considerazione del persistere di una preoccupante fase di diffusione dei contagi, il Consorzio A5 ha elaborato e attuato un pacchetto di misure e faremo fase 2, potenziando ed implementando alcuni importanti servizi già svolti dalla cooperativa La Meridiana. L'assistenza materiale a beneficio dei nuclei familiari costretti alla quarantena consiste nell'acquisto a carico del consorzio di beni di prima necessità sufficienti e adeguati al periodo di quarantena e quindi indicativamente per 15 giorni. In un momento di grande difficoltà come consorzio stiamo cercando di andare oltre quello che i servizi che già rendiamo ai territori, quindi in maniera molto innovativa stiamo cercando di raccogliere, di percepire le difficoltà che ci sono sui territori e quindi ci caliamo nelle istituzioni, siamo vicini ai territori, ai sindaci, proprio per, come diceva lei, in maniera anche innovativa dare un servizio aggiuntivo rispetto a quelli che già diamo. Oggi occorre stare vicino alle persone in difficoltà. Quindi il senso di questo servizio aggiuntivo, di quello che facciamo, è dare anche un segnale di vicinanza, perché c'è una difficoltà sanitaria ma c'è anche una difficoltà sociale e psicologica e noi abbiamo il diritto di interpretarla. Stiamo cercando, soprattutto in questi momenti difficilissimi, di capire come renderci utili alla popolazione. Noi ci occupiamo di servizi sociali, quindi ci rivolgiamo alle fasce più deboli della popolazione. Lo vogliamo fare soprattutto per coloro che sono costretti a casa per l'isolamento, la quarantena, e questo intervento ha proprio questa finalità: non lasciarli soli, dare tutto il sostegno possibile attraverso le nostre energie, le nostre forze che operano sul territorio. In una sola battuta, essere vicini a distanza. Essere vicini a distanza è appunto quello, e riuscire ad affrontare insieme con le persone anziane che vivono sole fuori dai centri abitati, con le famiglie che affrontano gravi condizioni di svantaggio economico, affrontare questa fase assolutamente insolita e difficilissima, farlo con il sostegno economico, con il supporto psicologico, con l'aiuto materiale, così come questa azione si promette di fare. E parleremo di sport, di calcio, in modo particolare di Salernitana, subito dopo la pubblicità. Vi aspetto. In collaborazione con... Accendi la cultura con Tecnoscuola. L'università è a casa tua con l'innovazione dell'università telematica. Iscriviti ai corsi universitari con soli 1.500 euro annui e con Tecnoscuola puoi recuperare gli anni scolastici per tutti gli indirizzi di studio o conseguire il diploma anche in un anno. E poi corsi di formazione REC, OS, RAC, operatore per l'infanzia e inoltre scuola per estetista, biennio e specializzazione. Tecnoscuola è a Battipaglia, Fisciano e Salerno. Tecnoscuola.it. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, molte nubi con deboli piogge. In montagna, molte nubi con deboli piogge. Nel pomeriggio, sulle coste, cieli coperti con piogge battenti. In montagna, cieli coperti con piogge battenti. Previsioni del tempo, fornite da 3B Meteo. Ed ora ci occupiamo di calcio. Di Salernitana incerottata e decimata in difesa, così la Salernitana si presenterà domani a Cosenza. Il tecnico Castori perde Lopez, Aia e Veseli, oltre a Caro, e deve fare i conti con l'emergenza. Novità obbligate negli uomini, servirà sicuramente una prestazione di grande carattere.
Senza quattro difensori, oltre a Lombardi ed Antonucci, la Salernitana si presenterà a Cosenza decimata, ma non per questo minata nello spirito. Fabrizio Castori ha tra i suoi pregi quello di sapersi arrangiare ed ha già provveduto a fare coraggio al gruppo. Out Aia, Lopez e Veseli oltre a Caro. In difesa toccherà Bogdan fare coppia con Gomber al centro. Casasola, ex di turno come Tutino, sarà confermato a destra, mentre a sinistra toccherà Baraje, visto solo per una manciata di minuti contro la SPAL e dal debutto dal primo minuto. Mantovani non è ancora pronto ed abbassare sulla linea di difensori Cicerelli avrebbe comunque comportato un ulteriore adattamento in mediana, per cui Castori sembra intenzionato a puntare sull'ex Padova. Il Cosenza è una squadra che ama verticalizzare subito il gioco e predilige la manovra rapida e ficcante nella profondità al fraseggio prolungato. Principi di gioco simili alla Salernitana di Castori, che ha pubblicamente dichiarato il suo disinteresse per il possesso palla. Il calcio del trainer marchigiano è fatto di concretezza e verticalizzazione. Può piacere o meno, ma è il suo marchio di fabbrica. Il Cosenza punta sulla velocità dei suoi avanti, la Salernitana si aggrappa ai centimetri di Djuric e per questo alza il pallone più spesso, scavalcando la linea di centrocampo per poi innescare gli esterni e Tutino. Proprio nella zona nevralgica resiste l'unico dubbio di formazione per Castori. Accanto a Di Tacchio non dovrebbe essere riproposto Capezzi, per cui c'è spazio per Schiavoni o Žižek. Il polacco è segnalato in corsia di sorpasso. Si vedrà. La gara di Cosenza sarà affrontata dalla Salernitana in emergenza e sarà per questo un ulteriore banco di prova sia per chi scenderà in campo sia per la società, che potrà fare valutazioni più approfondite anche in ottica mercato. Si entra nella fase calda del giorno di andata. Il tour de force è dietro l'angolo, perché a dicembre si giocherà ogni tre giorni. Ci sarà bisogno di tutti e tutti dovranno farsi trovare pronti, come chi avrà potere per migliorare la squadra a gennaio. Ma Cosenza sarebbe stata dura a prescindere, ma Castori non si fascia la testa per le tante assenze in difesa. Per la sua squadra sarà un test ancora più importante sotto l'aspetto tecnico e del carattere. Sentiamo. Perché io ho un principio fondamentale, che chi per giocare bisogna star bene fisicamente. Io non prescindo da questo dato di fatto qui. Chiaro che se uno sta proprio corto, cortissimo, obbligato, allora magari si rigore anche al giocatore che non ha magari svolto una settimana al 100%. Però il primo dogma, il primo pensiero, che chi va in campo dall'inizio deve star bene, perché la partita è lunga, dura 90 minuti. Il conto che uno può entrare a partita in corso, gioca un frazionato. Un conto che uno parte all'inizio e deve avere almeno la capacità di poter arrivare quantomeno alla fine. Io non sono io vedo il lato positivo della cosa, cioè nel senso, non è che sono contento che manca un giocatore, ci mancherebbe, però non mi piace piangere, non mi piace lamentarmi, perché sono queste situazioni in cui una squadra di calcio apre il ventaglio delle proprie soluzioni e, come ho detto prima, si perde magari in questo momento un giocatore che ha condizione, che ha sempre giocato, quindi è affidabile al 100%, però si dà la possibilità a chi ha fino adesso aspettato, atteso, di poter mettere in campo l'entusiasmo, la voglia, la freschezza, che comunque garantiscono di alimentare quello spirito che secondo me in una squadra di calcio è fondamentale. Quindi la squadra sta bene di salute mentale, sta bene di condizione, perché comunque ha fatto delle ottime partite fino adesso. Sappiamo che questa è una partita difficilissima, non difficile. Non ci lasciamo condizionare dalla classifica, perché, come ho detto a caldo lunedì, dopo 8 partite la classifica ci piace, ma è molto relativo guardarla. Tornando a Lecce, che Lecce vinca a Chievo, ha fatto una grande vittoria, perché comunque il Chievo è una squadra forte, però il Lecce è una squadra fortissima, secondo me ha un parco giocatore, una rosa sicuramente della Serie A, e quindi ci sta che possa andare a vincere a Verona col Chievo. Però il campionato è ancora lungo, quindi è tutto da giocare. Poi, ripeto, non stiamo troppo dietro adesso alla classifica, diventa una... l'importante è far punti, si gioca per far punti, si gioca per fare il massimo ogni partita, le somme si tireranno più avanti. È una squadra che va subito a cercare la profondità, con degli attaccanti veloci, come Baez, come Carretta, lo stesso Paolo Lì, ma ecco, come principi tattici a questo concetto di andare subito in verticale, quindi è una squadra pericolosa. Io queste squadre qui le rispetto molto. E detto questo, siccome lo facciamo anche noi, vedremo chi sarà più bravo a verticalizzare.
Ed ora ci occupiamo di basket perché la Givova Scafati ha ingaggiato a gettoni il cestista di origini statunitensi e di nazionalità maltese Jackson, che sarà a disposizione di coach Finelli già per la gara interna di domani contro Chieti. La squadra gialloblu vuole dare seguito alle vittorie in Supercoppa e a quella contro la Stella Azzurra nel debutto in campionato. Sentiamo. Lo stato è uno stato di forma bello, abbiamo tanto entusiasmo, lo si vede anche da questi allenamenti che stiamo facendo questa settimana, in quanto non è mai facile a volte, quando si viene da tante vittorie, mantenere questo stato e questa competizione in allenamento che invece abbiamo. La Supercoppa sicuramente è un obiettivo che secondo me è passato un po' sotto il secondo piano, ma invece abbiamo fatto un grande successo, 6 vittorie consecutive dopo comunque una brutta prestazione a Latina. Sono molto orgoglioso di noi, perché se dovevamo partire col piede giusto, questo è veramente il primo passo che bisognava fare. Sarà una partita difficile, in quanto secondo me sarà di nuovo una prima per tutte e due le squadre, in quanto per noi qui al Palamangano e per loro, che come hai detto te, è da tanto tempo che non giocano, sia in Supercoppa che per altri motivi hanno avuto degli acciacchi vari nel roster, però è una squadra sicuramente di tanto di livello, che secondo me potrà fare bene in campionato, perché l'esperienza c'è tutta. Ci sono giocatori come Marco Santiangeli, che l'anno scorso è stato, seppur il campionato è finito prima del tempo, è stato migliore italiano della stagione. Alessandro Piazza non lo devo presentare io, gli americani, o meglio l'americano Pendarvis Williams e il lituano Paulius Rokas, sono giocatori di super esperienza, soprattutto di questa Lega, quindi secondo me sarà una partita difficilissima, che non dovremo assolutamente sottovalutare, che però dovremo sicuramente portare a casa, perché l'esordio per noi, come per loro, in casa nostra, nonostante l'assenza del pubblico, è importante e dobbiamo continuare assolutamente questa striscia di vittorie. In Serie B è tempo d'esordio in campionato per la Virtus Arechi. Domani a Capriglia la squadra cara al presidente Renzullo affronterà la Luis Roma. Assolutamente sì, credo che era quasi dovuta questa cosa, perché già durante la Coppa abbiamo avuto diverse difficoltà ad affrontare le partite ed era solo un girone limitato alle regioni, quindi secondo me ha fatto una grandissima scelta la Lega in questo momento a stabilire questa nuova regola, che in partenza ci dà un attimino più possibilità di respirare, poi più in là, quando ci auguriamo che questo maledetto virus ci ha lasciato, poi magari andare a fare le trasferte anche fuori regione diventa un pochino più facile, quindi assolutamente sì. E di questa seconda fascia è probabilmente l'avversario più difficile alla prima, nel senso che è una squadra che ogni anno fa molto molto bene in questo campionato, una squadra che chiaramente ogni anno cambia pochissimo, ha un progetto tecnico che ormai dura da qualche anno, giocatori vogliosi, con grande voglia di fare, avremo anche qualche ex della partita, quindi sicuramente un avversario ostico, molto difficile da affrontare, però è come dico sempre io, se vuoi fare bene, vuoi arrivare lì su in cima, devi affrontarli tutti, quindi prima o dopo li devi a tutti quanti, partiamo con loro, sarà subito un test importante per noi e siamo sicuri di far bene, perché ci siamo preparati molto molto bene in queste ultime settimane, soprattutto dopo aver recuperato un po' di giocatori. E torniamo al calcio. In Serie C la Cavese si prepara al derby con la Casertana. Il nuovo allenatore dei metelliani Maiuri va a caccia dei primi punti e chiede alla squadra di dare prova di carattere e concretezza. Sentiamo. La 13ª giornata del campionato di Serie C Girone C propone Cavese-Casertana, un derby che si disputerà domani alle 17:30, per il quale ci saranno in palio punti importantissimi per allontanarsi dall'ultimo posto, anche se siamo ancora nella seconda metà del girone d'andata.
La classifica vede i bianco-blu a 5 punti, mentre la casertana ha 6 punti, ma anche 2 partite da recuperare. Quindi il pareggio sta bene ai falchetti, ma alla Cavese non va assolutamente bene. Vincenzo Maiuri, l'allenatore della squadra metelliana, ha presentato la partita di domani. Dobbiamo partire da quella prestazione che ha evidenziato delle cose buone, tipo soprattutto l'attaccamento, lo spirito di gruppo da parte della squadra. Ha evidenziato anche dei difetti sui quali abbiamo lavorato in questa settimana. Credo che partendo appunto da quella prestazione, andando a lavorare sui difetti e cercando di mantenere i pregi e anche magari evidenziando i pregi che poi si sono visti in quella partita, potremo fare certamente crescere questo gruppo squadra. La Cavese è composta da giocatori che in queste due settimane che li ho avuti con me, sono giocatori, innanzitutto sono delle persone molto per bene, degli uomini di spessore, della gente che vuole invertire assolutamente il trend negativo finora così dimostrato. Credo abbiano tutti quanti la cifra caratteriale, non credo, sono certo abbiano tutti quanti la cifra caratteriale per entrare in campo e cercare di fare la partita che dobbiamo fare, cercare di vincere questa partita, perché per noi è una partita fondamentale. E derby anche per la Paganese, che invece fa visita alla Juve Stabia. Sentiamo. Nei numeri significa che fuori casa la Paganese si è fatta rispettare e quindi noi contiamo su questo, consapevoli del fatto che andiamo a affrontare una squadra di estrema qualità e quindi sarà un bel banco di prova, quindi mi aspetto una reazione importante da parte dei miei giocatori. Questa è una valutazione che andrà fatta anche nella rifinitura, nell'ultimo allenamento, tutti quanti si sono allenati in modo adeguato, quindi c'è massima possibilità di scelta, è importante che chi prima e chi dopo dia il proprio contributo. No, potrebbe esserci anche qualche variazione, ma è importante come si affrontano le partite, noi stiamo preparando un qualcosa per poterci difendere un modo, attaccare un altro, quindi sicuramente mi aspetto un'interpretazione che possa variare da parte degli interpreti che possono giocare dall'inizio. No, a livello numerico noi ci siamo, è ovvio che ci manca Benedetti da un po' di tempo, c'è la squalifica di buona volontà, ma abbiamo i mezzi e gli interpreti per poter far fronte a questa situazione, magari come abbiamo detto anche prima andando a modificare qualcosa. Ma guarda, è successo anche domenica che noi all'ultimo minuto, vedi Teramo, vedi Bisceglie, abbiamo perso dei punti pesanti per situazioni rocambolesche, situazioni di rimpallo, non situazioni tecniche né tattiche, ma discorsi meramente fortuiti, casuali, e quindi è dura ricominciare sempre dal basso mentalmente dal martedì per cercare di ricostruire il morale dei ragazzi, ma anche questa volta sono sicuro che risponderanno a dovere. E con la pagina dello sport termina qui questa edizione del nostro telegiornale. Al momento non ci sono ulteriori aggiornamenti, vi rimando alle prossime edizioni del nostro telegiornale. Grazie come sempre per averci scelto, buon proseguimento. Visita il nostro sito tvoggisalerno.it e clicca su TV Oggi On Demand.